Il sindaco di Montevarchi torna dopo le parole del direttore dell'ASL Sud-Est sulla classificazione di ospedale di primo livello per la Gruccia e dichiara: attendo incontro con Saccardi da mesi, spero che le parole di collaborazione di D'Urso siano buone. L'opposizione in consiglio comunale a Montevarchi è soddisfatta per quanto emerso durante la seduta di ieri sul fatidico tempo tuta dei dipendenti COPFI e invita il sindaco ad operarsi per maggiori risposte da parte dell'ASL. La Guardia di Finanza di Arezzo arresta un evasore fiscale aretino di 60 anni che intestava fittiziamente i beni alla figlia. Sequestrati beni immobili per circa 200.000 euro. A Terra Nuova Bracciolini l'obiettivo è che tutte le scuole del comune diventino a misura di disabile. Il comune mette in campo i soldi e i progetti per l'inclusione, dalle strutture all'assistenza. Sabato 28 settembre sarà inaugurata una nuova area verde attrezzata nella frazione di Massa Sabbioni a Cavriglia da 130.000 euro. Il parco prevede un campo da calcetto e strutture ludiche per i bambini.